Colleghiamo con Matteo Parlato in diretta che si trova davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per seguire il sit-in degli addetti alle energie rinnovabili che sono in sciopero, ricordiamo, proprio contro il piano Romani che prevede tagli agli incentivi per gli investimenti nel settore. Buonasera dal Ministero dello Sviluppo Economico. Qui con me c'è Daniele Monterocci, che è della FIOM di Arezzo, perché qui abbiamo visto tutte le sigle sindacali. Quindi che succede? Dietro, diciamo, l'indotto creato dalle energie rinnovabili, i sindacati si sono riuniti? Sì, quando si tratta di difendere posti di lavoro e soprattutto quando si tratta di difendere la possibilità di crearne di nuovi, i sindacati necessariamente ritrovano l'unità. Questo è un settore che potenzialmente può dare molto ancora dopo aver dato molto, 150.000 posti di lavoro, ma ancora ci possono essere nuove opportunità che hanno anche un risvolto sia non solo da un punto di vista economico e sociale, ma anche ambientale. Quindi in questo contesto l'unità sindacale è prioritaria. Ecco, parliamo di opportunità, parliamo di posti di lavoro. Sono stati generati posti di lavoro per quanto nella vostra esperienza? Sì. Noi innanzitutto siamo un'azienda elettronica che si è riconvertita in questi anni al fotovoltaico. E soprattutto la nota più lieta e comunque più significativa è il fatto di aver creato un indotto che ha permesso l'assunzione a tempo indeterminato di oltre 200 lavoratori. Quindi, come vedete, il sindacato si riunisce per la difesa delle energie rinnovabili, sono qui davanti al Ministero, ma poi si trasferiranno davanti al Senato per continuare questa loro manifestazione itinerante. E dal Ministero è tutto, linea allo studio.